Gli zoo sono un punto di riferimento per ogni famiglia, specialmente i bambini sono incantati dagli animali quando sono piccoli, poi crescendo finisce che se li guardano solo su YouTube. A volte però in una tranquilla giornata allo zoo può accadere qualcosa di molto molto strano, tipo una fuga inaspettata. Infatti anche se non avete mai preso parte a un evento del genere del tutto casuale, spesso e volentieri in molti zoo si perdono animali, o alcuni di essi tentano l'impossibile. Ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere in questa nuova classifica piena di animali e cose. Se siete già passati dal mio canale Telegram ufficiale di sconti per risparmiare qualcosa ogni giorno, specialmente in questi giorni, e siete seduti o sdraiati, ho una mezza via, quindi se sdraiati partiamo! Evelyn e Jim. Sembra il nome di una coppia bellissima che magari è in pensione a godersi la vita, invece è solo quella di una fantastica coppia di criminali animali. Ho fatto la rima. Lo zoo di Los Angeles ospita da moltissimo tempo due gorilla, Evelyn e Jim. Il problema è che il primo anno di inserimento li avevano messi nell'habitat degli orsi. Questo perché il vecchio proprietario era tirchio e non voleva rinnovare o costruire qualcosa di nuovo. In questo modo i due gorilla hanno tentato la fuga quasi 9 volte, 6 delle quali soltanto Evelyn, la femmina, che a detta dei guardiani è tutt'oggi un'approfittatrice che cerca di utilizzare Jim in ogni modo per le sue azioni personali. Una volta per esempio gli è saltato in spalla e scavalcato quindi il recinto di 3 metri. Ma non solo, le fughe più spettacolari erano quelle individuali, infatti ha approfittato di una liana nel loro habitat per darsi una spinta e scappare fuori, ben 2 volte, ma la seconda era finita nell'habitat delle giraffe, passando così quasi 1 ora e mezza a osservarle. Nessuno si è mai fatto male perché tutte le volte i visitatori sono stati evacuati in sicurezza. L'ultima fuga nel 2000 è stata così spettacolare da far arrivare i giornalisti in elicottero a osservarla. Per fortuna lo zoo adesso è sicuro perché il proprietario è cambiato e ha creato un habitat adatto a loro in modo che non tentino la fuga e non abbiano nemmeno possibilità di farlo. Una cosa però non vi ho chiesto, qual è la vostra opinione sugli zoo? Siete pro o contro? Fatemelo sapere nei commenti e andiamo avanti. Mandrillo curioso. Lo zoo di Augusta è uno dei più famosi in Germania, essendo tra i più grandi, ma non per questo non accadono imprevisti. Nonostante i soldi non manchino con quasi 600.000 visitatori l'anno, alcune zone hanno delle brutte lacune, piccoli punti da cui gli animali possono darsela a gambe, o zampe. Comunque, un mandrillo curioso, se non sapete che animale è, detta in breve Rafiki del Re Leone, ha tentato la fuga dallo zoo con un'incredibile performance in acqua. Altro che Federica Pellegrini! Ma la cosa più bella è il suo comportamento, tranquillo e sciallo, passando vicino alle persone come se ormai li conoscesse da una vita. È diventato l'eroe del suo gruppo, di sicuro. Chissà perché è scappato, forse era il momento di presentare Simba. Ditemi pure la vostra. Cindy, l'elefantessa. David Sao Marcos era un ragazzo di soli 21 anni quando è stato assunto dallo zoo di San Diego. Doveva occuparsi di pulire le gabbie degli elefanti africani e asiatici, e ovviamente già che c'era anche loro. Ma un bruttissimo giorno di lavoro ha avuto a che fare con Cindy, l'elefantessa più irrequieta dello zoo. Mentre era dentro la gabbia con altri elefanti, quest'ultima si è agitata e ha spinto tutti gli altri mentre David era ancora nella gabbia, per poi aprire violentemente il cancello, scaraventandolo via. Questa piccola fuga non è durata moltissimo e per fortuna l'uomo non si è fatto seriamente male. A quanto pare Cindy aveva già tentato una cosa del genere qualche anno prima di questo incidente avvenuto nel 90, perché sembra che a San Diego gli animali non venissero addestrati come si deve. Una volta inseriti nello zoo qualcuno si deve occupare di loro finché non perdono la loro indole violenta. Rusty, il panda rosso. Nel 2013, a giugno, in una giornata molto calda, c'è stata una delle fughe più carine del mondo allo zoo di Washington. Un panda rosso di nome Rusty aveva deciso l'ultima domenica del mese di andare a farsi un giretto, così, a caso, una bella passeggiatina. Il problema è che i guardiani dello zoo si sono accorti solo lunedì mattina della sua scomparsa. Questo ha creato un piccolo allarme. Lo zoo ha subito twittato una richiesta di aiuto a tutti i residenti della zona, sperando in qualche risposta. E in effetti la risposta arrivò. Era ancora in un paesino molto vicino allo zoo. Una donna aveva mandato delle foto come prova del piccolo panda che camminava beato. Alla fine è stato catturato e riportato dentro senza alcuna ferita, per fortuna. E piccola pausa quiz. Chissà dirmi a quale film si riferisce questa sequenza di emoji. Fatemelo sapere se volete in un commento che metterò in primo piano con scritto quiz e noi andiamo avanti. Ciaccia. No, fermi, non cominciate a ballare, non volevo cominciare una nuova hit estiva. Anche se mi piacerebbe. Questo è il nome di un simpatico scimpanzé che poteva anche rischiare la sua vita a causa di una fuga dallo zoo.
Quelli giapponesi sono davvero molto belli in Asia, questo perché a volte gli animali sembrano quasi vicinissimi mentre li osserviamo, ma non sempre le strutture sono adatte a tenerli. A Sendai, per esempio, uno scimpanzé di nome Chacha ha spaventato un'intera via e ovviamente anche i guardiani dello zoo dove sta tutt'oggi. Era scappato ad una velocità incredibile, non soltanto fuori dalla gabbia, ma fuori dallo zoo, fino a raggiungere la città vicina dove ha trovato dei cavi elettrici molto invitanti. E quindi, giustamente, aveva cominciato a dondolarsi. Era rimasto lassù per 2 ore. Avevano cercato di farlo scendere con le buone, ma sfortunatamente era molto aggressivo. E alla fine è stato bloccato con dei dardi tranquillizzanti. Tutto è finito bene, nessuno si è fatto male, e da allora sembra Chacha non abbia tentato altre fughe. Giaguaro. A volte le fughe dagli zoo non si concludono tanto bene, specialmente per gli altri animali nello zoo che magari non stavano nemmeno cercando di scappare. In New Orleans nel 2018 un giaguaro era scappato dalla sua gabbia, ma piuttosto che andare fuori anche dallo zoo aveva deciso di fare una vera e propria strage di animali, uccidendo 5 alpaca, che per di più erano gli ultimi nello zoo, 2 volpi e un emu. Tutto questo per un problema alla gabbia di cui ancora oggi non vogliono discutere. Alla fine era stato catturato senza ferire nessun essere umano, ma penso le perdite di animali siano veramente molto importanti. Io avrei preferito non fosse successo niente nemmeno a loro, poverini. Tatiana. Cavolo, un'altra storia triste, ma devo dirla perché rientra tra le fughe più brutte mai avvenute. Questa volta a San Francisco, dove una tigre di nome Tatiana era scappata dalla sua gabbia togliendo la vita a un ragazzo e ferendone altri 2. Già in passato questa tigre aveva mostrato molta aggressività, ma lo zoo non voleva fare niente perché lo riteneva un comportamento normale. A dicembre 2007 le cose sono andate malissimo. Alle 17 dell'ora locale era scappata da un recinto alto 6 metri. Raggiungendo un bar nelle vicinanze dove aveva preso di mira Carlos Eduardo Sosa Jr., che non è riuscito a scappare ed è stato ucciso. Dopodiché Tatiana era andata alla caccia dei 2 fratelli che erano lì vicino insieme a Carlos. Fortunatamente loro se la sono cavata con qualche ferita non mortale. Il proprietario del posto aveva chiamato la polizia che era arrivata ed era riuscita a sparare all'animale uccidendolo. Quella è stata la prima volta che un animale scappato da uno zoo uccideva qualcuno, e secondo quanto riferito dal padre delle vittime, tutti e 3 erano sotto effetto di droghe e avevano provocato la tigre, pensando fosse un'illusione o roba del genere. Infatti gli altri residenti erano scappati o si erano nascosti da qualche parte aspettando i soccorsi. Non è mai un bene scherzare con certi animali. Pinguini di Madagascar. Passiamo ora a qualcosa di un po' meno tragico, perché non vorrei rattristare la giornata a qualcuno. La serie animata Pinguini di Madagascar è sicuramente molto famosa e apprezzata, ma chi si immaginava se lo guardassero pure dei pinguini veri? O almeno questo è ciò che aveva scritto ironicamente lo staff dello zoo di Odense, dove appunto i loro pinguini hanno tentato un'incredibile fuga senza successo. Erano andati dietro il loro habitat dove si tengono solitamente i cavi e le attrezzature varie che servono alla zona. In quel punto in effetti c'era una porta, ma i pinguini erano arrivati a un punto cieco, non sapendo dove andare di preciso. Questa stranissima fuga era iniziata quando la ragazza incaricata di occuparsene era entrata dentro per dare una pulita. Secondo me è un piano che avevano escogitato molto tempo fa, ma non avevano calcolato alcune piccole cose, quindi è finito molto male. Jumanji. In Georgia nel 2015 c'era stata quasi una tempesta, con una precipitazione assurda che ha allagato la capitale, Tbilisi. Il problema è che lo zoo del posto non era preparato a un diluvio del genere e non avevano un'arca pronta per ospitare gli animali. Così sono quasi tutti scappati, circa 300, tra ippopotami, orsi, tigri, leoni e tanti altri. Una vera catastrofe. E sfortunatamente molti di essi sono stati uccisi, perché una tigre aveva tolto la vita a una persona. Quella è stata l'alluvione peggiore del paese, non se n'erano mai viste così. Tutti gli animali sono stati catturati dopo molti giorni di ricerca e fatica, mentre la città era ancora devastata. Scimmie. Nella provincia di Henan in Cina c'è una scimmia molto ma molto sveglia in uno zoo di cui non ricordo bene il nome. Secondo i guardiani è quella più tranquilla, a volte utilizza veri e propri strumenti fatti in casa per semplificarsi la vita, quindi è anche quella più sveglia e intelligente. In questo caso, per esempio, stava cercando di rompere il vetro della gabbia con un sasso abbastanza grosso. E niente, ci è riuscita, ma forse non lo voleva fare per scappare, perché è rimasta leggermente spaventata dalla situazione come i turisti che la stavano filmando. Chissà se sta già escogitando qualcos'altro per andare via. Attendo con ansia altri piani malefici.
Con questo concludiamo. Spero il video vi sia piaciuto, in quel caso lasciate un bel mi piace e ricordatevi di attivare la campanellina delle notifiche per sapere quando pubblicherò, perché il posto è lo stesso, la voce è sempre quella, ma l'orario diversissimo.